Grazie Presidente. Abbiamo sentito gli interventi della nostra Sindaca, di tutti gli onorevoli invitati, del rappresentante della Regione, i rappresentanti sindacali, quindi Presidente, è inutile che io ripeta cose ovviamente già dette. Farò semplicemente un riassunto molto schematico, molto telegrafico. Siamo in un momento cruciale, abbiamo la nostra compagnia di bandiera, l'asset strategico per il trasporto aereo, che sta in grossa sofferenza, sofferenza operativa e sofferenza di cassa. Abbiamo poi, e ce l'hanno confermato i sindacalisti, abbiamo una situazione molto tragica, molto, molto critica dei lavoratori, si paventano esuberi per migliaia di persone che con tutto l'indotto raggiungono le decine di migliaia. Abbiamo poi questa novità della NewCo, della ITA, che è la società che deve capire cosa vuole fare da grande. E poi, una volta che l'ha capito, deve anche rappresentarlo alla Comunità Europea, perché sono discorsi ovviamente ad ampio raggio questi. E poi ora noi siamo qua nel Consiglio Comunale, capitolino, diciamo cosa c'entra? C'entra assai, perché ovviamente il destino dell'Alitalia, così come il destino dell'aeroporto Leonardo da Vinci, rileva in maniera pesante su Roma e rileva per aspetti sociali e per aspetti economici. Gli aspetti sociali l'abbiamo visti, l'abbiamo detto, sono importanti. Tante persone sono in trepidante attesa di capire quale sarà il loro futuro. E gli aspetti economici anche. Abbiamo visto l'importanza per Roma. Roma ha tante vocazioni. Pensiamo alla vocazione turistica. E quindi un asset, una compagnia di bandiera efficace, un aeroporto funzionante, per Roma vuol dire avere turismo qualificato. È importante per aspetti industriali, perché tutto l'indotto dell'Alitalia significa lavoro qualificato. E allora, brevemente, io direi che, e tutti quanti mi sembra abbiamo convenuto, l'approccio da tenere adesso è un approccio che può essere rappresentato da due parole: visione e coraggio. La visione è quella scaturita dalle discussioni, cioè ITA è una società, in questo caso si può dire, non si può dire piccolo e bello, ma bisogna dire piccolo significa morte. E allora ITA deve traguardarsi oltre, avere una visione ampia, perché non è ambizione, ma è necessità. Sì, grazie Presidente. E poi, in merito al coraggio, è evidente, il coraggio è quello che devono dimostrare le persone, i governanti, chi rappresenterà le posizioni e le istanze alla Comunità Europea, e il coraggio di chiedere forte e chiaro che non si può avere due pesi e due misure. Se vogliamo entrare nelle qualifiche dell'Europa League, noi dobbiamo giocare in campo con tutti gli 11 giocatori, non possiamo entrare in campo senza il portiere o senza le punte, dobbiamo giocare alla stessa stregua dei nostri avversari. Quindi, Presidente, questi concetti li abbiamo anche noi poi rappresentati nel nostro ordine del giorno, che, dati forse i tempi un po' stretti, io mi permetterei a questo punto di leggere il dispositivo. E quindi noi chiediamo che gli organi e le istituzioni competenti intraprendano, ciascuno per la propria competenza, ogni azione che possa portare ad una soluzione positiva delle vertenze in atto in difesa degli interessi del Comune di Roma, delle più ampie collettività locali e dei lavoratori. Ci si adoperi con la massima urgenza nel garantire, nelle more, la continuità operativa della compagnia di bandiera, quale servizio pubblico essenziale per il Paese. Per l'importanza che riveste l'indotto turistico nell'economia romana, Roma Capitale venga invitata a partecipare ai prossimi tavoli di crisi che riguardano
il dossier all'Italia. Si è avviata ogni utile iniziativa per evitare che la compagnia di bandiera sia estromessa dal mercato italiano in favore delle compagnie low cost, anche chiedendo alla Commissione europea una maggiore vigilanza sul rispetto delle regole di concorrenza, spesso disattese dagli incentivi riconosciuti attraverso la pratica del co-marketing. Si agisca per la salvaguardia degli asset strategici nazionali, come all'Italia appunto, favorendone il rilancio con un dimensionamento della flotta che sia adeguato alle enormi potenzialità di sviluppo e della domanda del trasporto aereo. Dal MEF sia chiaro il mandato che traguardi un vero progetto per il Paese e non si limiti ad un piano sostenibile con offerta di mercato. Appare evidente infatti che il mercato attualmente limitato ed instabile inevitabilmente si riprenderà. Ed infine si attuino politiche di sostegno e protezione dei livelli occupazionali e si attivino i necessari ammortizzatori sociali, funzionali anche a garantire ai dipendenti di ogni qualifica e mansione di Alitalia S.p.A. e delle altre società del gruppo in amministrazione straordinaria l'addestramento, l'aggiornamento necessari al mantenimento delle licenze, dei brevetti, delle certificazioni e dei titoli professionali. Grazie Presidente.